Buongiorno, si stanno tutti chiedendo le motivazioni, le ragioni vere del doppio tracollo. Io modestamente vorrei indicarne un paio. La scena di, purtroppo per la sua semi-infermità, del Bossi che mostra il pugno chiuso, tra l'altro Bossi, occhio perché questa è una mossa comunista, se lo ricorda l'Internazionale Socialista, allora mostra il pugno chiuso e dice abbiamo l'Italia in mano, da rabbrividire, l'Italia in mano ad una persona del genere? Questo è uno dei motivi. L'altro, la corsa all'emulazione delle Berlusconi da parte di tutte il suo gregge, ministri, deputati eccetera, a dire non votiamo, il voto è inutile eccetera eccetera, ha causato, lo sapete tutti, l'italiano è un bastian contrario, l'opposizione, chi non voleva votare è andato a votare. Anche questo è un errore di marketing e me ne meraviglio, perché il re del marketing, il professore, il docente di marketing di come è Berlusconi, questi errori sono veramente puerili da principianti, ma forse ha perso la testa, forse ha capito che è finita un'era e allora lui si prepari tranquillamente, serenamente, si rassegni a far festa. Abbiamo un famoso detto livornese, ma non è solo livornese, di gente di mare che quando la nave affonda i topi la abbandonano, la stanno abbandonando tutti. E lei si meraviglia perché il popolo non le vuole più bene? Ma voi avete governato per il popolo? Ma voi avete fatto l'impossibile? Voi parlate sempre comunque di forza di governo, di forza di, diciamo, di contro l'opposizione, contro il comunismo, ma fatela finita. I risultati sono quelli che avete, l'avete avuta, l'avete cercata e ve la siete ritrovata. Arrivederci.